E saluti ragazzi, io sono Letek e bentornati in questo nuovissimo video del canale. In questo video andremo a vedere il nuovissimo shop di Star Wars, i nuovissimi tac e fanteria che sono stati aggiunti all'interno di Fortnite, un sacco di aggiornamenti segreti per anno futuro. Questo iniziamo subito con il video. Come ben sapete, oggi 4 maggio, come vi sarete ben accorti, una volta che apriremo Fortnite, un sacco di aggiornamenti segreti per anno futuramente da parte della Epic Games. Detto questo, iniziamo subito con il video. Come ben sapete, oggi 4 maggio, come vi sarete ben accorti. Una volta che apriremo Fortnite, ci chiederà di fare un brevissimo aggiornamento su due nuovissimi oggetti fuori magazzino che sono inseriti di nuovo all'interno di Fortnite. Esatto, questi stiamo parlando esattamente del fucile a fanteria e del fucile tattico pesante. Infatti, come vedete, due oggetti fuori magazzino. Avvicinati con il fucile pesante tattico e spazzali via con il fucile da fanteria, entrambi fuori magazzino ora. Quindi, appunto, come avete visto, questi qua sono nuovissimi due oggetti che sono stati inseriti con questo aggiornamento segreto all'interno di Fortnite, che appunto ora sono disponibili all'interno del game in qualsiasi modalità voi vogliate, sia in appunto modalità rissa squadre, in modalità battaglia reale, singolo, squad o qualsiasi cosa voi vogliate. Appunto potrete ottenere questi due nuovissimi fucili, quindi il fucile a fanteria e il fucile pesante tattico all'interno del game, anche in arena, in qualsiasi altra modalità che comunque sia battaglia reale. Il problema è che non potrete craftare queste due armi, infatti dovrete per forza trovarle all'interno del negozio oggetti. Queste armi hanno tutte le loro varie rarità, ovvero il fucile a fanteria va dal fucile verde fino al fucile leggendario, mentre il fucile pesante tattico va dal fucile bianco fino appunto al fucile pesante tattico leggendario. Quindi tutte le rarità che possiamo ottenere per quest'armi, che appunto sono state reinserite fuori magazzino all'interno di Fortnite esattamente quest'oggi, che potremo ottenere all'interno di qualsiasi game noi andremo, che sia battaglia reale. Appunto, con questo nuovissimo mini aggiornamento, l'Epic Games ha portato davvero un sacco di piccoli fix all'interno di Fortnite, che appunto ci hanno fixato molti bug che prima erano anche nella lista amici, che molto spesso dava degli amici non online oppure toglieva delle richieste d'amicizia per conto suo. E appunto l'Epic Games dovrebbe averli fixati, speriamo per il meglio, e appunto ha fixato un sacco di fix con questo nuovissimo piccolo aggiornamento, che appunto vi sarà richiesto una volta che andrete ad aprire Fortnite di soli circa 40/100 mega. Quindi comunque un aggiornamento molto molto piccolo che potrete fare anche con pochissimo spazio libero sul vostro dispositivo. Quindi comunque uno molto semplice che nel mio caso con una fibra ottica potrete farlo in circa 3 secondi. Quindi davvero niente di esagerato. Appunto oggi è il 4 maggio e in inglese se lo traduciamo vuol dire il 4 March, ovvero che è una traduzione di Star Wars collegata esattamente, che vuol dire la frase che la forza sia con te. Infatti oggi esattamente alle 3, quindi sono le 2:40, quindi tra 20 minuti si aggiornerà lo shop che porterà di nuovo tutte le skin di Star Wars all'interno di Fortnite. Queste skin conosciamo molto molto bene, la skin di Kylo Ren, la skin di Lord Fener, un sacco di altre skin, le spade laser, la skin di Kylo Ren, skin appunto degli Skull Trooper e un sacco di altre skin riguardanti appunto Star Wars che verranno aggiunte oggi 4 marzo alle ore 13, ovvero 15, ovvero alle 3 di pomeriggio, quindi esattamente tra 20 minuti, quindi direi che ci fermiamo qua e ci vediamo esattamente tra 20 minuti quando lo shop verrà aggiornato. Ok ragazzi, eccoci qua, sono le 3 precise, pronti a vedere se effettivamente è uscito oppure non è uscito il nuovissimo shop di Star Wars all'interno di Fortnite. Quindi detto questo, andiamo subito insieme a vedere. Qui non siamo tutto il conto alla rovescia, quindi andiamo qua negozio oggetti, 3, 2, 1... Ragazzi, come vedete, purtroppo oggi non è uscito lo shop di Star Wars, eppure oggi è il 4 marzo, come vedete questo qua è lo shop di oggi, sarebbe dovuto uscire a quest'ora. Però come vedete purtroppo non si è aggiunto niente tranne che la skin Rider della Scia del capitolo 2 stagione 6 con il suo dorso decorativo carburante navale per 1200 V-Bucks, la skin di cristallo Super Tryharder per 800 V-Bucks, prima apparizione
appunto della stagione X. Poi andando avanti troviamo subito la skin di Bronto. Prima l'apparizione stagione X per 1200 V-Bucks con appunto il suo dorso decorativo. Andiamo avanti, troviamo subito la skin di Jonesy, visibilità massima, molto carina questa qua, con anche le patatine, il suo dorso decorativo, pacchetto manzo per 1200 V-Bucks. Il capitolo 2 stagione 3 di Fortnite. Andando subito avanti troviamo la skin di Pom, ovvero il pomodoro, fa parte del set Karate Pizza. Prima apparizione capitolo 2 stagione 3 per 800 V-Bucks, anche questa molto molto carina come skin. Andando avanti abbiamo la skin Frittella per 800 V-Bucks del capitolo 2 stagione 3, fa parte del set Darburg, siamo il set Bundle Lampo della Tempesta. Questo forse effettivamente ne vale la pena, molto molto carino per 2800 V-Bucks, con due skin leggendarie, Net Beam da stagione 9, molto molto carina, il dorso decorativo nucleo rumido rosso. Abbiamo la skin Bengala, molto molto carina anche questa, come vedete con due stili aggiuntivi, ovvero lo stile RGB e lo stile non luminoso, però anche questa qua molto molto carina con i suoi tatuaggi, capelli verdi. Andando subito avanti troviamo il dorso decorativo nucleo e lumi verdi. Sopra il dorso decorativo troviamo immediatamente la skin, forse il piccone Ascia Vivida, però appunto molto molto carino questo set, che ve lo consiglio davvero tantissimo. Andiamo subito a vedere i primissimi picconi di quest'oggi. Abbiamo il piccone Batticarne per 500 V-Bucks della stagione 5, parte del set Darburger. Per concludere il set di patatine e hamburger troviamo subito il set formaggio con la skin Bundle Armadietto Banderitax, quindi appunto fa parte del set Fossa della Pizza, questa skin pigiama margherita per 2000 V-Bucks con il suo dorso decorativo chiamato appunto 4 formaggi. E mi piace di più il dorso decorativo della skin, ad essere sinceri, con anche lo stile classico con il joystick volante come deltaplano e l'emote fuga furiosa, ovvero appunto di questa skin che spacca per terra il joystick dopo aver perso una partita a Fortnite, molto carina. Andiamo avanti, troviamo la skin Takara anime giapponese per 1500 V-Bucks della stagione 9, con il dorso decorativo sguardo truce, molto bella questa skin. Abbiamo la skin Taro della stagione 6 per 1500 V-Bucks con appunto anche il suo bellissimo dorso decorativo zanne zelante. Abbiamo la skin maestra di Maki della stagione 6 con il dorso decorativo ittico per 1200 V-Bucks. La skin Ascia sfilettante, molto molto carino questo piccone per 800 V-Bucks, uno dei picconi più belli di Fortnite a parer mio. Troviamo tutto il bundle anime, il nuovissimo starter pack Platone, pacchetto Plotone Pericolo, con anche 600 V-Bucks. Salendo troviamo la skin Shogun della stagione 6 per 2000 V-Bucks con il suo dorso decorativo, anche questa ve la consiglio, è abbastanza carina però preferisco le altre. Abbiamo la skin Hime, mi piace già di più rispetto alla versione maschile, da 2000 V-Bucks della stagione 5 con il dorso decorativo, molto carina anche questa skin, però forse meglio questa skin rispetto alla versione maschile. Poi abbiamo i picconi Artiglio del Gatto per 800 V-Bucks della stagione 5, molto carini. Quindi appunto anche lo show di oggi, dopo questi bellissimi picconi, tutto lo shop a tema giapponese, mentre sarebbe dovuto uscire lo shop di Star Wars, termina qua. Quindi detto questo, il video oggi termina qua, spero vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi anche voi a questo canale se non volete perdere nessun altro, perché cliccando se volete anche voi vincere skin o pass battaglia vi basterà iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche se non vi piace. Detto questo, ci vediamo alla prossima.